Buon cattive frequenze a tutti. Importiamo bene le cuffie. Buon cattive frequenze. Abbiamo un collegamento con tale G. Ginone, ciao! Ciao Francesco, come stai? A posto? A posto, si continua. Ancora si continua. L'impegno, tu mi vedi, non mi porto ad essere vicino a te, fianco a fianco, però più che fianco a fianco, tu sei nel mio cuore, allora è come se fossero... Anche tu sei nel mio cuore. Un corpo e un'anima. E siccome alla fine io faccio pubblicità anche a Mediaset, lo dico, sappiate... che in questi giorni, credo prossima settimana, quella persona lì in basso, nel riquadro, lo vedete con la barba, sarà protagonista in prima serata. No, quale protagonista? Per Incastrati 2, Ficarra e Picone, Mediaset, perché nei giorni scorsi, nelle sere scorse, vabbè, lo possiamo dire, ieri sera, sul tardi c'era Incastrati, al che il mio pensiero non è stato alla Sicilia, al bel cinema, a Ficarra e Picone, bravissimi, vanto della nostra terra. Ma ho detto, se fanno l'uno faranno anche il due. Quando faranno il due, chi vedrò io per ore e ore e ore? Perché poi tra pubblicità e cose ci partono le 9 e finisce a mezzanotte tarda, perché era una serie su Netflix molto importante, che viene tutta raggruppata sul canale 5 e ci sarà il medico. Giusto? Il medico della... Il mio Gino! Vanto della nostra Catania! Vanto della nostra Catania, Gino, noi non... Allora... Possiamo fare una scelta, ora diventiamo seri. Che facciamo? Facciamo un silenzio di quello pannelliano, che forse il silenzio vale più di mille parole, e facciamo finta di niente? O entriamo a gamba tesa come forse... Francesco, sono d'accordissimo con te. Sono d'accordissimo con te, perché è così tanta la rabbia, così tanto il forse anche il sentimento del rancore, sai, è la delusione che parlarne, cercare di sviscerare, di capire il problema sociale, il problema non porterebbe a niente, perché ne abbiamo parlato milioni e milioni di volte. E dice, allora che faccio? Dobbiamo mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi? No, assolutamente no. E bisogna capire che queste azioni eclatanti non devono dare assolutamente l'opportunità di poter parlare di questi individui, di questi signori. E allora che il silenzio possa cadere sulle loro teste e possa cadere sulle loro azioni, che di eroico hanno ben poco. Direi perfetto, e possiamo sicuramente passare ad altro. Aggiungo semplicemente che, al netto di ogni commento che si possa fare, di ogni cosa, quello che comunque dispiace da catanese, non da appassionato di calcio, tutte le storie che sappiamo, che voi o non voi dobbiamo metterci d'accordo su una cosa: se la comunicazione vale sempre o la comunicazione non vale mai. Se purtroppo siamo figli, disgraziatamente o fortunatamente, a seconda dei punti di vista, della comunicazione in questo pianeta, vedere da catanese, non mi interessa il calcio, che ieri intorno alle... cos'erano? Le 11, insomma, già le 10 e mezza, perché chiaramente con sti cavolo di telefonini o una cosa o un'altra, vedere social, ma soprattutto le prime pagine, cioè da Sky a Sport Mediaset, dal sito della Rai a Repubblica, dal Corriere.tv a Fanpage, e tutta una serie di prime, il Messaggero, cioè vedere per un'altra volta. E siccome, come diceva bene Gino, purtroppo, anche fuori onda lo dicevo, fatta nomine e vucucchi, di come dicono a Bergamo, purtroppo anche un granello di sabbia, indipendentemente dalla gravità, dal censurare tutto, a noi vale quanto una grande pietra, cioè un granello di sabbia a noi ce lo fanno pesare come una grande pietra. E rivedere un'altra volta Catania, i tifosi, sciacalli, violenti di qua e di là, è una cosa che tu hai voglia di costruire, hai voglia di stare lì dopo tutti i fatti che sappiamo, ma purtroppo, se vale quel discorso che abbiamo fatto all'inizio della comunicazione, purtroppo ancora una volta è inevitabile dire che per causa di 30, 40, 20, 50, 100, che non sono nulla rispetto ad una città intera ultra civile qual è la nostra, e lo sottolineiamo, purtroppo
passa l'ennesima mannaia, l'ennesimo colpo di ghigliottina, che ci fa vedere come un popolo di animali, con tutto rispetto per gli animali che forse sono più civili di certe persone. Comunque, questo dispiace da catanese. Questo dispiace da Francesco, catanese e da dispiace la siciliano. catanese, dispiace tantissimo, anche perché i catanesi che fanno il loro dovere, catanesi che portano in alto la bandiera rossa-azzurra Assolutamente. della città di Catania, Sì. o la A di Agata Sì, sì, della sì, sì. città di Catania, ce ne sono tanti, ce ne sono tantissimi, gente che va a fare il proprio lavoro anche lontano dalla propria città, lontano dal mare, da Caponatina, da Cotoletta, da Mamma. E sono in altre città a mettersi a disposizione, dando la loro professionalità, E dici la loro benissimo, bravura. Gino, dici benissimo, scusami se ti è, perché proprio in vista di quella partita di andata della finale di Coppa Italia allo Stadio Canio di Padova, tanti catanesi saliti da Catania con ogni mezzo, ma tantissimi, e dici bene a supporto di quello che stai dicendo, medici, avvocati, professionisti in prima linea che fanno la felicità, la ricchezza e la professionalità di luoghi quali l'Emilia Romagna, la Di Lombardia, ospedali, di il Veneto. amministrazioni, di tutto, Capisci? certo. Quindi non, ma comunque, questa cosa, insomma, Io se noi vogliamo chiudere, sì, quanto abbiamo per chiudere questo primo Fabio, blocco? 2 minuti, abbiamo 120 secondi, Ginuzzo. Siamo 120 secondi. Io in questi 120 secondi il mio pensiero va a mio nipote. Sì. I nipoti si amano in una maniera pazzesca, assurda. Io a settembre di quest'anno per la prima volta e mi commuove questa cosa per la prima volta, così come mio papà fece con me, ho portato il mio nipote allo stadio e per la prima volta questo scricciolo di 6 anni in fila con me parlava come un ometto, mi dicevo: nonno, ma allora cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare? E lì a fare la fila, a camminare, e già qualcuno che ci superava mi diceva: nonno, ma perché quello passa avanti? No, sai, nonno, quello passa avanti perché deve sistemare le bandiere, deve sistemare gli striscioni, si deve preparare, noi non è che abbiamo degli striscioni. E già questa è la prima bugia, che mi vergogno Certo. tantissimo di aver detto questo. E la felicità di questo bambino quando è salito per le scale della tribuna e quando ha visto entrare la squadra che il nonno ha detto di tifare, e volendo trasferire anche questo amore all'altra generazione, quando siamo andati via, gli ho detto: vedi, nonno, a settembre verrà il brutto tempo, ora poi con il bel tempo noi ritorneremo a vedere, vediamo quello che succede e quello che non succede. Non ho avuto il coraggio di dire quello che è successo l'altro giorno, non ho avuto il coraggio di dire che quelli erano delle persone che erano andate a vedere la squadra che lui ama. Non ho avuto il coraggio di dire che ho paura a portarmelo allo stadio perché non è giusto che veda determinate cose, e ho paura che per tanto tempo, per molto tempo, lo stadio non lo vedrà né lui né tantomeno delle persone per bene che magari non sentono la responsabilità di portarsi un nipote, ed è di questo non potranno mai gioire, ma non potranno neanche gioire di vedere il Catania in maniera serena, in maniera sportiva, in maniera che poi ci si possa ritirare a casa senza problemi. Questo io non ho avuto il coraggio di dirlo a mio nipote, e di questo me ne dispiaccio da morire. Pausa.
Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenza. Seconda parte del nostro Cattive Frequenze, salutiamo ancora dal grande Fabio Consoli dietro il vetro, che poi vetro non ce n'è, cioè lui ce l'abbiamo tutto in una stanza, e il mito vivente Gino. Lui però per non avere contatto con noi si mette all'interno di un telone di plastica. Sì, sostanzialmente si mette lì ed è felicissimo, sempre sorridente, non vedeva l'ora di rivederti caro Gino. E quindi archiviata questa brutta paginetta, insomma, paginona. Archiviamo. E invece ora noi vorremmo dedicare questa seconda parte di questo nostro primo appuntamento a parlare ancora di calcio giocato questa volta, lo sport no. Ma no, dai, sono d'accordo con te, Francesco, dai. Vogliamo iniziare un percorso che ci porterà anche poi alla prossima puntata? Ma lo iniziamo adesso? In vista della Pasqua e di un altro tema caro a Gino Astorina, che gli sale la minima 80, a 100 e la massima a 200, anche al sottoscritto, tanto siamo ormai anta, con un tema molto a cuore di Gino Astorina, che è quello del caro voli. Ci stiamo avvicinando, guarda come cambia, da che sorrideva comincia il caro voli. Caro voli che non interessa più e solo la Sicilia, cari miei. Come scrive bene il Corriere della Sera, non so se Gino può vedere, come no. Volo Bari-Roma sino a 500 euro, prezzi degli aerei alle stelle dopo che una frana ha rallentato la circolazione dei treni in Puglia. È vero che sarà per la frana e non per la Pasqua, ma vi posso garantire che sempre per la Pasqua i voli stanno aumentando, frana o non frana. Però in questo caso, vedi, cioè, non è più la legge di mercato, perché più... Qui c'è anche del... Infatti ti ho dato l'assist, per poi... Ma diciamo che c'è anche un'azione di sciacallaggio. Sì. Di sciacallaggio. Noi veramente siamo pronti ed è... Io credo... Ma tu ce l'hai il nuovo Algino che è andato ieri? Ma infatti se ce l'abbiamo là c'è il buon Fabio che fa con la manina, aspetta, perché ora noi lo manderemo. Sì. Perché fa un po', no? Quello che noi abbiamo mandato, il punto G che abbiamo mandato martedì. Sì, cioè ieri. Quello che abbiamo, no, martedì o mercoledì, non lo so quando l'abbiamo ieri, mandato. Martedì, oggi è mercoledì, oggi siamo, dovremmo essere nell'orario... Allora, quello di oggi. Comunque resta al centro questa questione, insomma, si avvicinano le festività. Cioè, e se tu hai una nipote, un figlio, un cognato... Perché dico questo, Francesco? Perché noi in un certo senso ormai viviamo, noi siciliani viviamo per le battaglie che le battaglie dei poveri. Non siamo più pronti a guerreggiare per le cose ad alto livello, per delle cose che sono, che ti posso dire, la continuità territoriale, per l'alta velocità, no, noi ormai riusciamo ad arrabbiarci, ce l'abbiamo? Lui li ha presi tutti e due, deve capire qual è. Quello della cassata. Perché, mio caro Francesco, secondo te, vuoi seguire se è giusto che noi siciliani arrabbiamo con i Gino Massari? Se qualcuno dice la cassata è troppo dolce, io preferisco il cannolo, Gino Massari, possiamo noi arrabbiarci per questo? Andiamo a vedere dai. Punto G, appunti e disappunti di Gino Astorina.
Una vecchia pubblicità mostrava una modella bellissima in bikini che diceva «Toglietemi tutto, non il mio» e via col marchio dell'orologio. Questo slogan può essere applicato a tutto quello che la cucina siciliana propone, dai dolci agli arancini alle parmigiane e caponate. Potrei continuare all'infinito, ma il mio colesterolo lo vieta. Intanto uno chef, maestro pasticcere dal nome Igino Massari, ha osato affermare «La cassata è troppo dolce per essere mangiata, a differenza del cannolo di gran lunga preferito in tutto il mondo». Ora, giustamente, chi lo dice allo chef che la cassata ha una tradizione di oltre 2000 anni? Come fai a cambiare qualcosa che persiste nei secoli, anzi nei millenni, solo perché tu preferisci qualcosa di meno dolce? E da qui apriti cielo, i pasticceri sono scesi sul piede di guerra, il popolo siciliano pronto a far rivivere per strada i vespri. Si paventavano agli angoli delle principali piazze delle città banchetti con degustazione obbligatoria di cassata. E se la razione del malcapitato non era entusiasta, si procedeva immediatamente all'espatrio. Noi siamo fatti così. Siamo pronti a guerre anche fraticide per il sesso della palla di riso, detta arancino o arancina. L'orgoglio scatta immediatamente. Siamo disposti a metterci in prima linea, a difendere con i denti le nostre convinzioni gastronomiche. Ma se si tratta di difendere i nostri diritti riguardo trasporto, viabilità, continuità territoriale, il diritto alla salute, il futuro dei nostri giovani, non reagiamo con lo stesso entusiasmo. Forse perché abbiamo perso la ricetta della nostra dignità? Parole super sante, Gino, parole super sante, perché è possibile, no? Che abbiamo smarrito la ricetta del buon senso, della dignità, del decoro, ma soprattutto come dici bene Gino, e torno un minutino serio, mi sento di ricollegarlo un po', non per riaprire il dibattito di poc'anzi sui fatti di Padova, però si ha come la sensazione che su questioni, mi viene da dire, di lana caprina, dicevano quelli molto più bravi, o il sesso degli angeli, bravissimo. Là sì che ci si accapiglia, si tira fuori tutta la virilità verbale, tutto quello che si vuole. Quando poi ci sono motivazioni molto più serie, molto più importanti, invece proprio non c'è quell'impegno, quella voglia, quella capacità, diciamo, un po' revanchista di voler rivendicare cose, diritti soprattutto, se parliamo di mobilità, di viabilità, di sanità e di temi, voglio dire, di lavoro, di temi poi molto più grandi di noi, che sarebbero anche dei diritti. E invece lì c'è una sorta di quasi di, non dico indifferenza, ma sai perché Francesco? Perché impegnerebbe tantissimo. Ed impegnerebbe in una maniera totale, perché tu dovresti andare a combattere contro una comunità che è molto più dura. Colpi di forbice ci fa Fabio da impazzire. Non ci dice mai quando stiamo per chiudere. Quindi, caro Ginuzzo, siccome è un argomento molto interessante, noi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che inizieremo proprio su questo modus operandi, ma non è, credo, meridionalista. Credo che interessi un po' l'italiano. Vabbè. Si preoccupa delle cose importanti. Alla prossima, un bacio. Ciao.